Amiche e amici, ben ritrovati a Rossini TV. Oggi siamo appena entrati a Porta Sale. Che cos'è Porta Sale? Allora, è l'antico nome di quello che in questo momento è Piazzale degli Innocenti. Qui ha sede oggi la terza edizione di Calisiti, un incontro dedicato a tutte le cantine del territorio della provincia di Pesaro Urbino che sono qua a esporre i loro vini, i loro prodotti e tante curiosità per le persone. Non solo, ci saranno anche dei ristoranti e tutti i locali dedicati al food che possono offrire delle loro offerte. Ci sono tanti eventi, tante iniziative delle singole botteghe, dei singoli esercenti, quindi veramente una via via Castelfidardo, via Mazze, via Mazzolari che si sono animati. Abbiamo tante cose da farvi vedere, da farvi conoscere, seguitemi! Matteo Ricci, sindaco di Pesaro per la terza edizione di Calisiti. Sì, una bella manifestazione in un luogo secondario apparentemente ma molto bello della città, via Castelfidardo e le vie d'intorno, la Porta Sale, dove ci sono ancora tante botteghe che resistono, alcune innovative che hanno aperto negli ultimi tempi, e avere qua i migliori vini della nostra terra è una bella cosa perché tiene insieme valorizzazione del territorio e valorizzazione del centro storico, quindi siamo molto contenti. È una manifestazione che per la terza volta è un successo, già tantissima gente in preserata e quindi bene così. Tra l'altro questa sembra proprio quella vera in cui le cantine, le botteghe, l'artigianato si mescola tutto. Sì, è esattamente così, è quello lo spirito dell'iniziativa. L'anno scorso eravamo su via Passeri, un'altra via molto bella della città, quest'anno qui su via Castelfidardo. Ed è molto importante questa collaborazione tra artigiani, albergatori, amministrazione comunale, quindi siamo contenti. Fra l'altro è un weekend, il primo weekend dell'estate, è partita così l'estate 2023, che per noi è già un'estate capitale perché abbiamo tantissimi eventi e già la città si è riempita di tanti turisti, quindi è anche una bella opportunità per vivere Pesaro da parte dei turisti. E siamo qui con Silvana della Fornace, responsabile della Confartigianato di Pesaro. Beh, un bel successo questo Calisiti. Certo, è una bellissima manifestazione, è naturalmente nata da un gioco di squadra, quindi ci tengo molto a dirlo perché innanzitutto l'amministrazione comunale con la Pautel e le altre associazioni di categoria. Ci tengo però a dire che Confartigianato ha voluto davvero contribuire in modo fattivo al successo di questa manifestazione, perché qui abbiamo fatto il bando del centro commerciale naturale Porta Sale che valorizza le vie Castelfidardo, Mazza e Mazzolari, quindi questo evento collocato in questo cuore, pulsante di Pesaro, ridà smalto, valore, come dire, bellezza a questo bellissimo quartiere e ci consente di degustare e di vivere un'esperienza anche di cose belle che accadono, perché avete visto ci sono tanti eventi lungo la via, quindi paradossalmente anche per chi non beve può essere interessante esserci. Sì, perché ricordiamo che è interessante non soltanto avere le cantine ma anche tutto il concerto delle attività, delle botteghe e appunto degli artigiani. Certo, infatti questo è un quartiere ad alta densità artigiana, via Castelfidardo, via Mazza, via Mazzolari, perché ci sono ancora i laboratori di ceramica, di cuoio, di carta, tra l'altro ci sono le sartorie, ci sono le librerie autonome che sono una realtà molto particolare e non sempre presente, ci sono le enogastronomie, ci sono le enolibrerie, c'è veramente di tutto, ci sono gli atelier degli artisti, davvero è un luogo che stupisce, quindi invitiamo davvero tutti, non solo oggi per Calisiti ma anche nei prossimi giorni, a venire a vivere questa esperienza, perché ripeto, a volte cerchiamo le cose lontano da noi, invece proprio qui nel cuore di Pesaro è bellissimo ritrovare antichi mestieri, ritrovare anche innovazioni, perché siamo per esempio in un punto dove si inventano anche nuove ricette, nuove degustazioni, quindi ecco,
davvero è interessante scoprire, è interessante animare il centro, è interessante passeggiare. Tra l'altro abbiamo Pesaro Segreta che ha portato le foto di Porta Sale, della storica Porta Sale che prima appunto chiudeva via Castelfidardo verso il mare. Quindi ecco, riscoprire anche la nostra storia e guardare al futuro. Siamo con Paolo Costantini, presidente di APA Hotel, per il terzo anno consecutivo presente alla edizione di Cali City. Allora, questa volta abbiamo anche delle iniziative, quindi a tutte le persone che ci stanno ascoltando possiamo dire che oltre alla presenza delle cantine ci sono anche tante iniziative delle botteghe. Sì, quest'anno è stata coinvolta tutta la via Castelfidardo e ha risposto molto positivamente. E ognuno propone quello che è la propria attività, ci sono anche attività extra che vengono presentate, quindi siamo molto felici di questa edizione. È stata veramente una edizione corale, abbiamo coinvolto la massima rappresentanza della città, quindi siamo molto soddisfatti. Diciamo che ci sono anche una novità per questa edizione, le due scuole più rappresentative, anche più legate diciamo a livello simbolico con il mondo dei vini, quindi l'Istituto Alberghiero e l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Sì, questo ci fa molto molto piacere, anche perché il coinvolgimento dei ragazzi è uno dei primi passi poi per avvicinarsi a tutto quello che è il mondo anche dell'enologia, del vino, della vigna, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere l'intera filiera e ci fa molto piacere che abbiano risposto positivamente. E l'anno scorso non è stato possibile averlo con noi, quest'anno invece siamo riusciti nell'impresa. Tra l'altro vediamo già che la via è strapiena e nonostante, come potete vedere anche dal cielo, non sia ancora sera. Sì, abbiamo iniziato attorno alle 18 e già c'era una buona affluenza. Quindi ci aspettiamo, speriamo che tutto vada per il meglio, anche con il meteo che speriamo non si guasti in serata, e quindi l'afflusso è buono e tra poco inizieremo anche a suonare con Gio Castellani e quindi ci divertiremo. Eccoci qui con Agnese Truffelli, vice direttore di Confcommercio, un debutto con il botto, possiamo dire? Esatto, anche adesso si è rotto un bicchiere, mi porta fortuna. Direi sì, perché sono le 8, cioè le 20 circa, e la via si è già riempita, quindi direi che è un successo nonostante la location variata, perché primi anni abbiamo fatto in via Passero, ora siamo in via Castelfidardo, che si presta molto bene a questa iniziativa, e abbiamo ben 24 cantine che stanno raccontando i loro vini, le eccellenze, il territorio, e stanno lavorando non solo gli esercizi commerciali con tutto ciò che possono riuscire a vendere e a raccontare di Pesaro, come la Mazza Orso che ci sta raccontando la Pesaro di 100 anni fa con le fotografie, macchine fotografiche d'epoca, quindi una chicca in questa iniziativa, ma anche tutta la parte della ristorazione d'eccellenza che è qui presente in questa via. Quindi direi che è un grandissimo successo, si riconferma un'iniziativa che ha valore e ha successo, che va assolutamente ripetuta, e stiamo praticamente inaugurando quello che potrebbe essere Pesaro Capitale della Cultura 2024. Questo diciamo è un preludio a quello che può dare Pesaro, questa città meravigliosa. Tra l'altro i pesaresi abbiamo visto che hanno ormai segnato sul calendario questa data, che entra anche tra le iniziative di inizio estate. Un'iniziativa che ha il suo valore, ormai ha preso piede a Pesaro, è ben radicata, nonostante siano solo 3 anni che la portiamo avanti, quindi direi che il prossimo anno appunto ci affacciamo a Pesaro, capitale della cultura 2024, quindi dovrà essere un Cali City enorme che possa ancora più raccontare quella che è Pesaro e quello che può dare Pesaro, perché Pesaro qui oggi sta raccogliendo non solo i pesaresi e Pesaro come città, ma tutto l'entroterra e tutto il territorio. Quindi un modo di far rete nuovo, un modo nuovo di raccontare il territorio che è sicuramente vincente. Fausto Caldari, presidente di Riviera Banca, uno dei main sponsor e uno tra quelli che ha creduto di più in Cali City per il terzo anno. Sì. È il terzo anno consecutivo che facciamo questa iniziativa in collaborazione col Comune di Pesaro
e siamo molto soddisfatti dell'iniziativa, perché è un'iniziativa che riguarda il nostro territorio. La nostra è una banca del territorio, è una banca che ama confrontarsi con la gente, stare in mezzo alla gente. E cosa c'è di meglio di incontrare le persone, di fare un brindisi, soprattutto all'inizio della stagione? Fra l'altro siamo all'inizio della stagione turistica e quindi un bel brindisi non fa male. Soprattutto perché le cantine sono proprio quelle del territorio. Sì. Le cantine sono del territorio, fra le Marche e l'Emilia Romagna, e la nostra è una banca del territorio che non si cura soltanto di numeri o di sensazioni o di problematiche economiche, ma si cura del bene della gente, di stare in mezzo alle persone, pone l'imprenditore, la famiglia, i giovani al centro della sua attenzione. Con Daniele Vimini, assessore alla bellezza, e cosa non poteva mancare all'interno di questa bellissima manifestazione? Anche un tocco di bellezza. Sì, una manifestazione che è cresciuta tanto in questi anni grazie a Riviera Banca, il Comune di Pesaro, a tutte le categorie che ci lavorano in maniera appassionata. È stata anche una comunione di intenti molto importante, dai produttori ai rappresentanti delle associazioni del commercio, dell'artigianato. È veramente un bellissimo connubio che, diciamo, dalla prima edizione soprattutto si è dato l'obiettivo della qualità nella manifestazione, la qualità nelle rifiniture, nei rapporti, nelle cose che sono sviluppate. È una cosa che il pubblico era subito apprezzato, e noi abbiamo messo un po' lo sforzo di legarla al meglio ai cambiamenti del centro storico. Via Passeri, appena rinata, diciamo, da tanti investimenti anche privati rispetto al food, e oltre al Museo Rossini, altre cose, insomma, ha tenuto a battesimo le prime due edizioni, e ora siamo a premiare uno sforzo organizzativo e auto-organizzativo dei commercianti di via Castelfidardo, in particolar modo, ma che poi arriva fino a Rina Solari, stesso Piazzale Innocenti e via attorno, diciamo, un focus su questa via che è una delle nostre preferite, o meglio preferibili, perché è un po' la vecchia porta sale, che è l'accesso al mare, no? Quindi è anche una volontà di mettere un appuntamento di qualità per, diciamo, dimostrare tutte le potenzialità di questo spazio, che in realtà sono già iniziate con le iniziative anche invernali che i commercianti hanno organizzato autonomamente per andare a marcare il sabato della stradomenica. E appuntamenti come questo, come quello di Cali City, che ha una sua credibilità ormai anche a livello regionale e oltre, aiutano a rafforzare questa strategia e quindi a fare in modo che una serata come questa non sia solamente un bellissimo ritrovo, ma sia anche un modo per ragionare sullo spazio e ragionare su come valorizzare meglio un luogo fantastico come via Castelfidardo, in particolar modo nell'asse via Castelfidardo via Mastra, che porta fino all'Iveriano e fino a via Passeri, probabilmente, che è quello su cui abbiamo investito molto anche sul piano di rigenerazione urbana. Con Francesca Franquellucci, assessore o assessora alle attività produttive, al restyling del centro storico, un sacco di cose tutte dedicate al benessere e alla bellezza della città, anche in vista della Capitale della Cultura 2024. Assessore, allora, terzo anno di Cali City. Sì, siamo molto soddisfatti, anche perché vediamo già tanta partecipazione che rispetto agli altri anni iniziava un po' più tardi, invece vediamo già la via Castelfidardo, insomma, piena di persone. È l'unico evento, ritorno a ribadirlo, che andiamo nello specifico della filiera del vino, dalle cantine fino ai ristoratori, e quello che è bello è che partecipano i commercianti, gli artigiani, e ci sono tanti eventi all'interno dello stesso evento, quindi sono molto contenta. Siamo partiti 3 anni fa e non sapevamo dove saremmo arrivati, ma grazie anche comunque al lavoro insieme a Riviera Banca, tutta la formazione che è stata fatta, poi penso che tu, Nicoletta, conosci bene, perché comunque ci abbiamo lavorato tanto insieme, e anzi complimenti, perché insieme abbiamo fatto crescere questo evento, insieme ad APA Hotel e tutte le associazioni di categoria che si sono rese disponibili. Grazie veramente tanto a tutti. Yeah.
Siamo con Luca Storoni, presidente di Quartiere 1, quindi quello del centro città, diciamo quasi il padrone di casa, potremmo dire così. Siamo a casa di Storoni? Siamo a casa di Storoni, diciamo, del consiglio di quartiere. Io rappresento 12 consiglieri e comunque siamo a casa nostra, in una via che merita questa vivacità oggi, che speriamo possa essere l'inizio di una collaborazione fruttuosa tra commercianti e territorio, per fare nel nostro piccolo anche di questa strada un caposaldo della prossima Pesaro 2024, una sinergia che è nata già da qualche tempo con i sabati che si alternano alle stradomeniche, con la chiusura della via, con altre iniziative come la festa delle luci dello scorso Natale. Questa invece è l'apoteosi e non possiamo che essere felici e ringraziare l'amministrazione di questa attenzione a cui abbiamo anche noi contribuito. Tantissimi eventi a Cali City, non soltanto buon bere e tante cantine, tante iniziative anche da parte degli esercenti e delle botteghe, ma anche la presentazione del libro scritto da Otello Renzi e Davide Eusebi, Calice di Vigne, presentato al ristorante Volta della Ginevra. E siamo qui con Eleonora, rappresentante della cantina Terra Cruda da Fratte Rosa, a cui chiediamo quali tipi di vino avete portato. Allora, oggi abbiamo portato due spumanti, questo qui con metodo Charmat da Bianchello, mentre quell'altro che si chiama Ciao è un metodo ancestrale, quindi un po' più particolare perché ho rifermentato in bottiglia Padosé. E ha un altro Bianchello del Metauro che è un superiore, un incrocio Bruni che è un vitigno, una varietà riscoperta da noi tramite un progetto in collaborazione con l'università, il Codazzo invece che è un rosato pergola rosso e l'Ortaia invece che è sempre un pergola rosso superiore. Quindi questa è l'occasione intanto per venirle ad assaggiare, altrimenti possiamo ripetere dove possiamo venire ad assaggiare direttamente in cantina questi vini? Noi ci troviamo a Fratte Rosa, in via delle Serre, quindi siamo aperti praticamente ogni pomeriggio per fare una degustazione anche più approfondita, insomma, di quanto si possa fare oggi, e quindi tutti i pomeriggi basta telefonare, insomma, in azienda e noi siamo presenti. Un'altra cantina del territorio, grande rappresentatrice dei vini territoriali, locali, soprattutto anche quelli che avevano avuto bisogno di un recupero. Siamo con Claudio Morelli, da Fano, però diciamo che la maggior parte della produzione è nella Valle del Metauro. Buonasera Morelli, che cosa avete portato questa sera? Allora, abbiamo portato e presentiamo due tipologie di Bianchello. Un Bianchello sul mare, siamo a Ronco San Baccio, per cui l'influenza del mare è diretta, con salinità poi che si percepisce nel vino, e il Borgotone che proviene dalle colline a ridosso dell'Appennino, che siamo in Fratte Rosa, per cui due territori completamente diversi, che hanno delle caratteristiche di vino diversi. Una mineralità salina, quella del mare, ovviamente la classica mineralità dovuta alla presenza poi su questo terreno, zona di Fratte Rosa, anche di argilla, di medio impasto, di limo, che gli dà un'impronta un po' particolare, che è poi un superiore. Tra l'altro ricordiamo veramente che siamo privilegiati ad avere delle vigne che arrivano dal mare alla montagna quasi. Sì, esatto, io ho la fortuna e la sfortuna di avere 6 vigneti che vanno a toccare tutto questo territorio di produzione, creandomi dei problemi logistici di gestione dei vigneti, ma mi permettono di esprimere le rappresentanze del Bianchello nella più classica espressione di un territorio, dalle colline della montagna al mare. Con Guido, responsabile commerciale della Tenuta Santi Giacomo e Filippo, a cui chiediamo intanto dove sono e che vini hanno portato.
Sì, ciao, ciao a tutti. Siamo una cantina del comune di Urbino, ovviamente in campagna, in direzione Pesaro, quindi ecco, ci troviamo molto vicini alla città che ospita questa bella manifestazione. E abbiamo portato questa sera una bella campionatura dei nostri vini, che nostri vini tutti in produzione biologica, a partire dal nostro incrocio Bruni 54, che è il nostro vitigno principe, che meglio racconta la nostra storia vitivinicola, nelle sue due versioni, acciaio e anfora, oltre al nostro rosso di selezione Fortercole, e i nostri due vini più quotidiani, il Fogliola Bianco e il Fogliola Rosso, dedicati alle nostre uve territoriali. Io sono molto curiosa di spiegare questa cosa dell'anfora. Sì, l'anfora è una tecnica in realtà molto antica a livello di produzione vitivinicole. Cercavamo nel nostro lavoro sull'incrocio Bruni, che appunto è la nostra varietà di riferimento a livello di uve bianche, una espressione, una nostra firma stilistica. L'abbiamo trovata proprio con questa tecnica di vinificazione e l'abbiamo riproposta ovviamente in una tiratura piuttosto contenuta. Sono poche bottiglie, tutte numerate, firmate, e ecco, rappresentano un po' la nostra chiave di lettura su questa uva che è in fase di riscoperta, dei quali siamo ambasciatori anche noi. Siamo con Stefano Anniballi, titolare e produttori dell'azienda Anniballi, a cui chiediamo che cosa producono e dove soprattutto si trova la loro azienda. Anche, vi chiederemo anche se è possibile venire ad acquistare eventualmente direttamente da voi. La nostra azienda si trova a Cerreto, nel comune di Pesaro, che si trova tra Novillare e Candelara, tra i due borghi antichi, insomma, che abbiamo qui nel comune di Pesaro. Noi produciamo tre tipi di vino, tre bottiglie, che sono un bianco, Colline Castelli, un rosso, Colline Castelli, Sangiovese, e la nostra riserva che si chiama Prefamino, che è sempre un Colli Pesaresi Sangiovese. E come mi chiedevi tu, è possibile venire ad acquistare in cantina? Certo che è possibile, anzi dovete venire ad acquistare in cantina. E, anzi, potete venire anche per non acquistare, senza impegno. Cioè, ci fa molto piacere quando le persone ci vengono a trovare così, solo per curiosità. Anzi, diciamo che le persone adesso amano molto andare a visitare le vigne, le cantine, quindi voi avete le vigne all'intorno? Sì, sì, le vigne sono proprio intorno alla cantina, quindi le vigne e le cantine sono distanti pochi metri. Bene amici, allora non ci resta che prendere nota della cantina Anniballi, ma anche di tutte quelle che sono all'interno del programma di Callisiti, perché tutte vi accoglieranno a braccia aperte.